Ciao a tutti, sono qui. Bello, eh? Allora, sono venuto qua, a parte per farmi un giro, ma poi per farvi vedere la comodità, per dimostrarvi la comodità della crema spalmabile di cioccolato militare. Perché? Perché innanzitutto fatta cioccolato fondente 70%, non ha grassi aggiunti di quelli schifidi di altre marche e quindi è energia buona, a posto, pratica, ok? Quindi quando siamo in giocata cosa fai? Te la porti sempre dietro, adesso guardate, io la tengo qui per esempio, ok? Si vede? Ok, io la tengo qui, la estrai, riesci ad aprirtela, ah, se no con due mani fate voi, ed è buonissima, è qualcosa di devastante. Io ci sto andando matto, ne ho già fatto fuori troppo, e questo vi permette di fare che cosa? Di non dover fermare il team ogni volta che avete bisogno di reintegrare qualcosa. Poi fate le pause classiche ogni volta che volete, eccetera, eccetera. Però in gioco, mentre cammini, tu puoi semplicemente avere una botta di energia da panico, veloce, comoda, pratica, perché poi... Adesso aspettate che la richiudo. Qua, te la richiudi e te la rimetti via nel tuo taschino. E sei già a posto. Tantissima roba, buonissima. Ragazzi, non c'è nessuno. Ciao a tutti. Ho fatto un altro, direi un 2 km lineari con un 500-600 metri di ascesa. Questo qua, tanta roba, mi sta aiutando un sacco. Adesso mi trovo qui. Mi trovo qui e sto salendo verso l'ultima punta e poi chiudo un anello da un'altra parte, insomma, faccio i miei giri. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima è che questa è alla nocciola. Non so se ho reso l'idea. È una droga, è una fottuta droga. Non c'è nessuno, ragazzi. È bellissimo. Ragazzi, devo ammettere che questa quarantena l'ho sentita. Sono parecchio fuori allenamento. Però, va che bello, va che bello. Mi sto arrampicando su da un coso, dalla foto. Non so se riuscite a capire. È quasi verticale e... E niente, perché diavolo lo stia facendo lo sa solo qualcuno. Va bene, signori miei, ciao ciao. Benissimo, ho finito la parte di salita del mio giretto, adesso mi trovo qui. Sempre bellissimo. Sto scendendo per chiudere l'anello. Assolutamente un consiglione prima di fare qualunque tipo di trekking, di roba, informatevi bene sul percorso, perché io mi sono informato più o meno e ho giusto guardato un paio di cartine e bom, e a un certo punto mi sono trovato davanti a una via ferrata, mezza via ferrata. Però non avevo l'imbrago né nulla, quindi l'ho fatta tirandomi su un po' così, però comunque assolutamente non al 100% in sicurezza, quindi informarsi bene. Ciao a tutti. Allora, sono arrivato quasi alla fine del mio giretto,
e ho voluto fare il giro, vabbè, perché dopo la quarantena sono sicuro di non essere l'unico ad aver preso qualche chilo ed essere fuori allenamento, e quindi ho voluto testare quanto abbia perso di capacità motoria, diciamo così, e poi per testare appunto due prodotti che ci sono arrivati recentemente in negozio, che sono appunto la cioccolata del cioccolato militare spalmabile dado e quelli piccolini di cui non ricordo il nome, e poi la Blizzard della Helicon, che è la loro nuova softshell, che è praticamente l'evoluzione della Trooper, per chi sa di cosa stiamo parlando. Allora, conclusioni. A parte i brevi video stupidi e non che ho fatto mentre facevo sta roba, dunque, cioccolata militare promossa a pieni voti. Come sapete, in negozio cerco di prendere solo prodotti che abbia testato personalmente o che comunque siano di fama più che rinomata e siano insomma super positivi. Mi sto per ammazzare, e quindi vi dicevo, sono riuscito a testarla per bene, ho fatto un giretto di una ventina di chilometri più o meno e ho portato praticamente solo quello. Ho portato un dado da 50 grammi, un cioccolatino di quelli piccoli di cui mannaggia non ricordo il nome, e la spalmabile che cioè è una roba troppo sgrava. E poi ho portato un pezzo di focaccia e vabbè, l'acqua. Tutto sto giro qua l'ho fatto in più o meno 10 ore 12 ore, adesso non sono ancora arrivato, quindi ve lo dico. Comunque indicativamente vi dico che non mi sento affatto stanco, sento le gambe che comunque dopo 2 mesi di fermo righe, sento le gambe e poi a livello di energia non mi sento stanco, ok? Infatti non so se notate la faccia, comunque nonostante il sole ho sudato cazzi e mazzi, però sono operativo, diciamo così. Adesso mi trovo qui, sono sceso da là sopra dopo aver fatto il giro partendo da quel paese laggiù, non so se... e adesso torno in quel paese laggiù, non so se si vede, comunque da là. Quindi cioccolata militare, tanta roba. Considerate che ogni qualvolta mi sono trovato in una situazione di dire figa, non ce la faccio più, torno indietro, a parte che indietro non si torna per principio di squadra nostro, però il cioccolato militare mi ha aiutato tanto, quindi per quello recensione super positiva. La Blizzard, allora, la Blizzard, un'altra, non so quante stelle si danno, 5 stelle su 5, perché pur essendo come antipioggia blando, oggi non ha piovuto, era una giornata in cui il meteo dava sole, è un antivento da paura, è veramente comodissima. Perché? Perché innanzitutto è molto più elasticizzata rispetto alla Trooper. La Trooper già era bella comoda, questa qua è ancora più comoda. Le cuciture le hanno posizionate in punti migliorando rispetto alla Trooper, sotto i quali non ci, cioè sopra i quali non c'è nessuna pressione da parte dell'equipaggiamento, quindi anche lì tanta roba, è molto più comoda. L'altra cosa è che io l'ho trovata parecchio più traspirante, cioè io sono uno, siccome c'ho un po' di chili in più, sono uno che suda un sacco, e quindi una roba traspirante mi è assolutamente necessaria. Adesso io sono in giro, non vi faccio vedere perché sono bruttissimo, però sono in giro, tengo solo la parte sopra della Combat Energizer della X Bionic ed è comodissima.
perché è super traspirante, beh, beh, beh. Sopra questa ci ho messo la Blizzard. La Blizzard, vi dico che anche se ci fosse un sole da panico, che vi faccio anche vedere. Dov'è il sole? Va? Qui c'è un sole della Madonna. Fino a che adesso ci saranno 25 gradi, quindi l'ho tolta. Però fino a che non ho avuto veramente, veramente caldo, l'ho trovata veramente comoda e traspirante. Non l'ho sentita tanto addosso. Un'altra... un altro punto positivo rispetto alla Trooper e comunque al materiale tattico generale è che le cerniere di areazione sotto le ascelle sono state, non sono un buco, ok? Non è una cerniera che tu apri e poi c'è un buco, quindi se se piove o se comunque c'è un'arietta, ho preso una storta della Madonna, o se comunque c'è l'arietta un po' più spinta, insomma una rottura di scatole e passa tutto, sporcizia compresa. Invece nella Blizzard hanno inserito una retina in mesh, che è effettivamente un'idea molto intelligente. L'altra cosa super positiva che le hanno messo è quella dei polsini che non si staccano, perché non hanno più quella patina in gomma, non so come dirvi, i polsini sulla Trooper si regolavano tramite una fettuccina in gomma rigida, semirigida, che sotto era velcrata e si agganciava e bom. Invece nella Trooper, nella Blizzard, hanno fatto tessuto normale. Perché? Perché quella roba, con un po' di sollecitazione da movimento o comunque col tempo, si rovinava e non attaccava più. Quindi comunque io ho una Trooper che ce l'ho da 5 anni e dopo 5 anni quella roba lì non attacca più, cioè il mio polsino è completamente ad cazzum, come si dice. Nella Blizzard invece l'hanno migliorata questa cosa. Il cappuccio è anch'esso fatto molto bene. Hanno mantenuto il loro stile della calotta restringibile tramite il cordino elastico di regolazione dietro e questo tanta roba. Scusate, non vi guardo direttamente perché devo guardare dove mettere i piedi e questo tanta roba. E giusto, cosa importante che c'era anche nella Trooper, però è da sottolineare il fatto di questa calotta che si stringe lungo la propria testa, vuol dire che il cappuccio diventa come se fosse un cappello, cioè diventa aderente sulla testa senza dare fastidio e potendolo indossare sotto un elmetto. E però quando tu muovi la testa a sinistra e a destra non ti fa l'effetto felpone, e quindi cioè tu sei così e vedi dentro la felpa, ok? Il cappuccio gira con te, con la visiera, quindi tantissima roba. Niente, il resto della roba che ho oggi è roba che ho già più che testato. I miei pantaloni preferiti sono sicuramente questi qua. Aspetta che ve li faccio vedere. Spero di non avervi fatto vedere la panza. Sono gli OTP della Helicon, li fanno in un sacco di versioni di colori. Questi qua sono in Pencot Wildwood, che è la mimetica che utilizzo per gli eventi lunghi. Sono dei pantaloni super elastici. Io oggi, riguardo al video di prima dove avevo appena passato un pezzo di ferrata senza saperlo, vi garantisco che ho dovuto tirare il piede all'altezza del mio stomaco. E ce la faccio, ve lo assicuro, un giorno ve lo faccio vedere. Comunque questi pantaloni qua non mi hanno dato nessun fastidio, ma nessuno. In più, prima c'era il vento e sulle gambe non lo sentivo, adesso ci sono 25 gradi, sulle gambe sono fresco e sono asciutto, perché se si portano via un po' di sudore, nonostante non siano in un mica super tessuto, sono solo fatti molto molto bene. Sono elasticizzati, sono un leggero trattamento antiacqua, ma leggerissimo, e sono fatti veramente veramente studiati in una maniera intelligente. Di questi pantaloni qua,
che sicuramente vi interessa. Sono arrivati la versione nuova che si chiamano Hybrid Tactical Pants, che trovate sul nostro sito in colore Adaptive Green. Sono fighissimi, perché sono questo pantalone qua, il cui unico difetto è quello di far passare un po' di rovi, perché il tessuto elastico comunque dei difetti ce li deve avere. Non si rompono manco se paghi, però le gambe con le punturine le vedi alla fine della giocata. Questi nuovi, che sono gli Hybrid Tactical Pants, hanno inserito dei rinforzi in canvas e ridotto la parte elastica, mettendola solo sotto il culo, sopra al lombare, tutta la parte lombare elasticizzata, fantastico, come in questi qua, e li fanno pagare niente. Ragazzi, stiamo parlando di 63 euro. Sono delle robe fantastiche. Lo zaino che utilizzo è il quello che una volta si chiamava Card, che adesso si chiama Assault 30 della Arterix, che non cambierò manco se mi pagano, perché è un zaino della Madonna, stupendo. Costicchia, però veramente puoi caricare, adesso io oggi non ho portato chissà che peso, però puoi caricare veramente dei chili senza sentirli, quindi tanta roba. Se poi le tue gambe ce le fanno, lì sono affari vostri. Poi come scarpe indosso un prodotto Crispy, non utilizzo degli anfibi tattici perché per andare in montagna io sono un feticista degli anfibi e quindi ho anche le scarpe da montagna e sono le Higer Plus, comunque sono ottime. Ho fatto parecchie camminate anche con gli Ares, per esempio, o noi di squadra utilizziamo i Black Hunter e sono degli anfibi ottimi, quindi nulla da dire. Ultima cosa, il Camelback rigorosamente Source, che con il suo trattamento glass-like all'interno della sacca permette di non far sviluppare muffa, quindi se siete come me e adesso che arrivo a casa non c'ho voglia di mettere a posto nulla e sta lì fino a venerdì prossimo, quando poi lavo tutto per domenica, è il prodotto che fa caso vostro. Perché? Perché non sviluppa muffe, cioè l'acqua che rimane dentro rimane pulita, non contaminata, entro un limite massimo umano, però vi dico, io ce l'ho lasciata più di un mese una volta e non sento assolutamente puzza né di plastica né di alghe o roba, cosa che invece succede con dei Camelback un pelino più economici, che stiamo parlando di un pelino più economici, questo qua non è un super prodotto da migliaia di euro. La sacca che ho io si chiama Low Profile, è adatta per gli zaini perché rimane piatta, sono 3 litri, costa 36-39 euro, una cosa così, sempre disponibile sul nostro store sia online che in negozio fisico. E altre cose? Basta. Domani ci vediamo in negozio, ciao a tutti e grazie mille, a presto.